credevo che mi avessero nominato perché ero simpatica, invece pare che me la sono proprio meritata sul campo questa roba. Allora, intanto chiarisco, non ho nessuna agenzia immobiliare, tanto per essere chiari, faccio veramente altro. Volevo presentarmi per chi magari non ha avuto modo di conoscermi. Io prima di entrare in Parlamento insegnavo all'università economia e davo una mano alle aziende di famiglia, dico davo una mano perché dopo tutto quello che è successo, però insomma vengo da una famiglia di imprenditori e tuttora chiaramente lavoro, nel senso che do una mano a loro quando posso. La mia grande passione, prima di entrare in Parlamento, il motivo per cui sono arrivata in politica, oltre alla passione che uno si porta dietro da ragazzina, avete presente quando uno fa il capoclasse, tutte quelle cose insomma che fanno parte poi di un percorso, in tutto questo percorso un bel giorno dopo 7 anni di gavetta, però ci tenevo molto, sono diventata il presidente nazionale dei giovani imprenditori e da lì c'è stato un momento di visibilità collettiva, nel senso che eravamo una squadra di diverse associazioni di categoria, una bella squadra devo dire, e siamo entrati quasi tutti in Parlamento, nel senso che siamo stati visti, cioè quello è stato un trampolino di lancio, andavamo spesso in televisione, ci siamo trovati bene dall'agricoltura all'industria, all'artigianato, e quindi insomma siamo tutti stati, è stata quella che chiamavano l'infornata di giovani in Parlamento, e siamo ancora in diversi partiti peraltro, siamo ancora là. Allora, come nasce questo rapporto? In realtà nasce per un decreto concorrenza, io ero capogruppo in commissione attività produttive, commercio e turismo, occupandomi da sempre d'azienda, è stata la mia naturale evoluzione. Per una breve pausa, devo dire breve perché è durata poco, meno di un anno, sono stata viceministro con la delega al commercio con l'estero e mi è piaciuto tantissimo, è stato veramente un momento in cui capisci che se vuoi fare le cose quando sei al governo le fai, cioè basta lavorare sodo e riesci a farle. Comunque finita questa pausa io sono comunque tornata nella commissione mia di pertinenza, l'ho richiesta anche quest'anno, mi chiedevano se volessi fare altre esperienze, ma io credo che quando uno ha una cultura in un certo settore è bene che continui in quel settore per dare il meglio di se stesso. E tempo fa, diversi anni fa, in questo decreto io mi stavo occupando di questa cosa veramente complicatissima, pensate che poi era sparito, è stato fermo 2 anni al Senato, cioè è stata una cosa incredibile, con il presidente, l'allora presidente Righi, abbiamo iniziato, e con tante altre associazioni, perché io parlavo direttamente, il notariato mi conosce benissimo perché parlavo direttamente con loro, proprio per salvaguardare la professionalità delle figure professionali e la tutela, come dire, anche delle proprietà, no? In Italia. Abbiamo cominciato a lavorare in un certo modo e vi devo dire che però è stato reciproco, perché io chiamavo alle 4 di notte, lui mi telefonava alle 5 di mattina perché la commissione lavora anche in notturna, quindi insomma, fu famosa una notte in cui riuscimmo a far passare un ordine del giorno e quest'ordine del giorno apparse sul database della Camera dei Deputati, cosa che credo non sia mai successa. La mattina dopo non c'era più, era sparito, cioè io con un lavoro pazzesco con l'opposizione, con la maggioranza, perché ero in opposizione, feci veramente una settimana, insomma un lavoro incredibile, tutti felici, lui mi telefona e mi dice è sul sito, quindi ormai è fatta, cosa mai successa? È sparita, qualcuno se n'è accorto, la famosa manina di cui parlano tutti e ce l'ha portato via, era un ordine del giorno, però per noi era una bella bandiera, era una battaglia, quindi mi sono poi da lì presa a cuore il settore, perché comunque tu impari, no? Io da loro imparo e poi queste cose me le porto dietro. Allora, quando ho preso parte dell'osservatorio, in realtà non lo legavo nemmeno direttamente alla FIAIP, insomma era per altri motivi, perché altri colleghi mi hanno chiesto di portare, di dare una mano, mi sono trovata molto bene con i colleghi, peraltro oggi uno, io spero di poter contare su di lui, non c'è più la collega Latini, ma era Giancarlo Giorgetti, che adesso è sottosegretario alla presidenza del Consiglio, eravamo insieme nell'osservatorio, quindi spero di poter avere, stando lui al governo, insomma un rapporto non solo d'amicizia ma proprio lavorativo, e sono sicura che ci aprirà di certo le porte. Quando siamo entrati però era un discorso un pochino più, per me perlomeno staccato, un pochino più convegnistico, poi invece strada facendo io sono un po' più operativa, mi sono resa conto che potevamo utilizzare questo strumento per fare davvero delle belle cose.
Nemmeno ero diventata presidente, se così vogliamo, che già ho ricevuto delle richieste, lo dico ai presidenti delle altre associazioni, di altre associazioni, domani giro le lettere che ho ricevuto, le mando alla segreteria dell'osservatorio, per entrare, per far parte. Questo è un buon segnale, significa che l'osservatorio ha acquisito una sua visibilità. Lo dico pubblicamente, tutte le associazioni che vorranno potranno entrare a far parte della consulta di questo osservatorio. C'è uno statuto, poi insomma questa è una cosa un pochino più tecnica, però è importante perché questo significa che siamo riusciti ad avere una buona visibilità e soprattutto a fare, e do merito al past president, a Vincenzo Gibino, un ottimo lavoro. Quindi pronti e via, nel senso che adesso inizieremo, chiaramente finiamo prima il decreto fiscale e la finanziaria, ci date un attimo di respiro perché come avete capito stiamo qua sicuramente anche per la vigilia di Natale, ma ad anno nuovo iniziamo subito a sederci, tanto ormai le battaglie in corso sono in corso, nel senso che ormai stiamo correndo dietro a quello che c'è. Ad anno nuovo ci sediamo con più attori possibili e più colleghi parlamentari possibili, adesso faremo una sorta di fundraising andando a cercare contributi da tutti e partiremo con delle idee. Più idee abbiamo meglio è, e cercheremo di trovare le strade. Come ha detto prima il presidente FIAIP, delle volte ci sono accordi che si riesce a fare, no? Tra maggioranza e opposizione, ci sono anche delle amicizie, delle volte anche tra parlamentari esistono, di stima reciproca, dei rapporti di stima reciproca. Se una cosa viene ritenuta giusta si cambiano due o tre parole e si fa prendere al collega che in quel momento è in maggioranza. Sono cose che negli anni ce le siamo fatte tutte. Quando si condivide, l'importante poi, se vogliono la paternità io non sono gelosa, l'importante è che si arrivi ad ottenere l'obiettivo. Quindi grazie ancora a voi tutti per la fiducia, spero di non deludervi.